Salve a tutti amici cooperiani e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi lo facciamo su Hunt Showdown. Siamo soli soletti, magari ci facciamo proprio una partita in solitario. Vediamo come andrà. Il gioco è uscito in accesso anticipato a 30 euro. Se me lo ricordo, magari vi lascio anche il link dove prenderlo, ovviamente su Steam. Comunque 30 euro, vi ho detto se costava di 30 euro in giù lo compravo e costa proprio 30 euro E niente, ho preso questo PG, mi sembrava quello un po' meglio perché aveva la pistolina con più colpi, Winfield, fa un po' schifo. Però niente, era finita la Crossed Alpha, io pensavo ormai, vabbè, va a sapere quando uscirà, quindi non ci saranno più video su Hunt Showdown. Invece è finita la Crossed Alpha, il giorno dopo è uscito il gioco, quindi bene. E niente, dai, ci troviamo in game. Ok, eccoci qua con la sensibilità che fa schifo, devo essere sincero. E niente, ora aspettiamo che magari entrino i player. E comunque, prima di iniziare, vi ricordo che in descrizione trovate la pagina Facebook, che vi consiglio di andare lì perché, insomma, pubblico novità, magari novità di Escape. Proprio anche novità del canale. E se volete anche il link al canale Discord, se volete giocare anche con qualcun altro, Escape, Hunt Showdown, bla bla bla. E qua, mi ricordo che nell'ultimo video di Hunt Showdown un ragazzo, però non ricordo chi, mi chiese se potevo fare un tutorial su questo gioco. E il problema è che questo gioco non ha bisogno di tutorial. Cioè, alla fine, devo cambiare le impostazioni un secondo. Dov'è mouse? Mettiamola. Vediamo un po'. Ok. Forse anche troppo, sinceramente. Ok, l'unica cosa c'è, se tenete premuto E troverete degli affarini in quel modo, che sono i clou, gli indizi. Trovati tre indizi, sulla mappa ci verrà segnato, praticamente trovato uno la zona diventerà, la zona nera è la zona dove non potrebbe essere il boss. Però trovati tre indizi, ci dirà proprio dov'è il boss. In questo caso abbiamo scelto il ragno che si vede in alto a sinistra. E niente, cioè, oppure magari trovate un clou. Siete proprio nella zona in cui c'è il ragno. Allora ve ne dà direttamente come se l'avete trovato tutti e tre che il ragno è lì. Oppure se qualcuno trova il ragno, lo uccide e gli fa il banish che lo deve rispedire all'inferno. Voi lo vedete già sulla mappa. Una zona che inizia a bruciare lì dov'è il ragno, quindi la gente. Quindi alla fine lo scopo è quello di trovare questi tre aggeggi, trovare il boss, ammazzarlo, prendere il bottino e riuscire a scappare. In tutto questo condito con del PvP e PvE. Però sento spari a destra, spari di qua. Ok, ora, quella stiamo attenta perché spara cose. Allora, ogni tanto frizza un po'. Qui si vede, deve caricare le cose. Allora, vi ridico adesso perché ancora non ho fatto un video dove vi spiego la cosa che vi sto per dire. Ma voglio cambiare gli orari. Ci sarà un video a settimana, giorno casuale, e una live a settimana di non so quante ore, la domenica. Quindi una live e un video a settimana e basta. Se poi riesco a fare anche due video, bene. Però mi tengo con un video a settimana e una live, perché così ho più tempo per fare altro. Se un video mi ci vogliono 3 giorni per caricarlo, non tengo il PC acceso per una settimana intera, perché magari devo fare due video e proprio quei due video mi ci vuole una vita. Allora. Oh, non è morta. Ok, che culo. Perché questa qua, praticamente ci lancia quelle api e ci avvelena, anche se avvelenandoci poi la vita non va giù di continuo. Però rompo un po' i coglioni alla vista, un po' a tutto. Poi ho scelto di fare di giorno perché almeno si vede un po' meglio. E almeno insomma è un po' per differenziare. Allora, il prossimo è a 15.
Io ricordo che noi sentivamo spari da quella zona. Quindi stiamo molto attenti. Anche perché siamo da soli, perché è come Escape. Qua ci sono 10 player totali tra team da duo e team singoli. Cioè, insomma, uno da solo, insomma, o due insieme. In questo caso io sono da solo e potrei trovare le persone insieme, però fino a un massimo team di due. Non ci sono team da 5, 6 cose, no, solo uno o due. Allora, ok. Poi se vedete sulla mappa ci sono qua i caravan. Questi caravan voi trovate munizioni, cosa per rimettervi la vita. Eccetera, eccetera, eccetera. Però insomma, se magari siete messi male di vita, non avete i kit, insomma i medikit, qualsiasi altra roba per curarvi, andate. Sono contento che è uscito, devo essere sincero, perché lo volevo tanto il gioco. Ci ho giocato sì nell'alfa. Mi è piaciuto, cioè ci avrò fatto 30 ore, quasi 40 mi sembra, non ricordo bene. E bello, cioè comunque il gioco è bello, cioè, aggiungeranno cose interessanti, ho visto che vorranno aggiungere tipo il crafting delle armi, qualcosa del genere, quindi niente male. L'idea della bloodline del permadeath, perché c'è anche il permadeath, quindi insomma voi morite col PG, perdete tutto quello che avete nel PG, tutto. E niente, però c'è la bloodline come se fosse, non lo so, il rank di CS, che però non perdete, insomma è il rank generale. E quindi voi salendo... Ho sentito, ok. Salendo di Bloodline di quel rank, sbloccate oggetti, armi, tratti e così via. Allora, ecco qua giù in fondo. Poi devo essere sincero, a parte che per chi non lo sa, per chi magari mi segue su Facebook, ho dato indietro ad Amazon il mio vecchio schermo. Spari qua vicino. Che era 35 pollici, Acer Predator GT35. E adesso sono con uno schermo da 60 Hz e i miei occhi fanno malissimo. Però, insomma, sono con questo schermo e sto aspettando che mi arrivino i soldi in modo che posso prendere altri tre schermi. Quello principale un po' meglio di quelli secondari, più o meno. Sono quasi uguali, cambia solo il millisecondo di risposta. E nuovo microfono, visto che mi c'entrava. Nuovo microfono, un Rode TN1 se non mi sbaglio. Mi c'entrava anche quello, quindi bene. Quindi adesso mi sentite con quello vecchio e spero che mi sentiate con quello nuovo nei prossimi video. Allora, qui... Tac. Ok, mappa aggiornata. Ok, allora non era qua perché può spawnare anche qua il ragno. Tipo nelle parti sotto. Però... sentivo sparare, quindi pensavo ci fosse qualcuno qua, ma non è così. Allora, qua i cani non ci sono. Come vi siete triggerati? Poi se stiamo accovacciati come sono adesso, non triggeriamo zombie barra corvi barra cavalli mezzi morti per terra che potrebbero rompere i coglioni. E quindi bene così. Ok. Ogni tanto cala un po' di frame, ma è normale. Il gioco, vi dico che gli sviluppatori l'hanno già detto diverse volte, che non ha ottimizzazione. Quindi... se vi va male o cose eccetera, anche al minimo, sappiatelo che il gioco non ha ottimizzazione. Perché comunque diciamo un gioco del genere, io col mio computer, altro che 60 fps fissi o magari 80 come quando va, insomma, va bene, perché adesso con questo schermo bloccato a 60, insomma va da 60. Non mi va di più. Quelli sono corve. Però
Penso che il ragno possa essere là. Avete se... Oh, eccoli là. Quindi c'è qualcuno di sopra, credo. Hanno triggerato i corvi. Ok. Che cazzo, non l'avevo visto. Io spero vi piacciono anche i video di Ant Showdown comunque. Non solo di Escape, perché ripeto che... Ok, questo Natale... Sì, questo... questo canale è nato portando Escape. Per l'idea di portare quel gioco in Italia. Fine. Non era intenzione diventare, diciamo, il più seguito in Italia per quel gioco. Mi piacerebbe di più magari essere il... più seguito per questo tipo di giochi: Escape, Ant Showdown, vari survival, cose del genere. Quindi, insomma, ecco quello che spero diventi questo canale. Ok, qualcuno si è fatto male e avevano triggerato altri corvi. Però dato che non sento spari, deduco che non sia qui il ragno. Più che altro. Ok, è là o qua? Ok, andiamo da quella parte. Però sento spari di là, quindi potrebbe essere là il ragno. Luce del clou, che in inglese si chiama clou, sono abituato a chiamarlo clou, quindi quando dico clou sapete che è l'indizio. Allora, allora. Dentro o fuori? È fuori. Ok, quindi li abbiamo presi tutti e tre. Adesso premiamo la mappa. Eccolo qua. Infatti sentivo gli spari in là e di fatto il ragno è di là. Ok, distrutto. You don't fuck with me. E sembrava da solo, era assolutamente da solo. La cosa che mi dispiace è che non hanno messo un sistema di loot, magari per le munizioni, cure. Allora, vediamo se per caso hanno implementato qualcosa che non so. Proprio no. Ok. E la nostra prima vittima è stata fatta. Allora andiamo piano perché non ho voglia di triggerare quella, anche se andiamo qui sotto e dovremo essere a posto. Vabbè, fino a che sopra non ci dà fastidio. Quindi ricordo che devo andare di là. Poi in questo gioco non c'è come la maggior parte. Dai, ho triggerato questi qua. Come la maggior parte dei giochi che puoi cos'hai la visuale. Cazzo, c'è. Comunque faccio vedere bella la pistola che ho, che è questa qui. Cazzo, se io amo questa pistola. Allora, qua ci sono i cani, che sono cattivissimi. Quindi spero di non aggrarli, perché sennò c'è un pochettino nella cacca. Allora, zombie. Che
Che poi di notte fanno paurissime i cani perché hanno gli occhi gialli e vedi queste cose gialle nel buio e fanno paurissime. Poi siamo anche al ragno, quindi io ho tanta paura del ragno. Ah, vediamo un po' le uscite. Ah, ne abbiamo una subito sopra, destra e sinistra. Il fatto è che se puta caso riusciamo a prendere il bottino, che siamo da soli, quindi ne prendiamo uno solo, scappare è un problema se andiamo in quella su, perché potrebbe camperarci tantissima gente. Allora, vediamo. Allora, qua ci sono ancora i corvi. Ciò significa che non è passato nessuno e c'è una carovana. Quindi me ne approfitto per prendere le munizioni. Allora, non vedo l'ora di arrivare al livello, mi sembra 60 e passa, della Bloodline, che si ranka anche abbastanza velocemente con la Bloodline, perché si sblocca il Mosin, che è bellissimo il Mosin. Oltre ad essere forte, è anche bellissimo. Quindi è qui dentro, assolutamente sì. Il ragno io lo sento. Lo sento. Allora, se vado qua e faccio casino, ci sono le galline. Questo spero di non triggerarlo. Allora, il ragno non insegue nessuno. Ciò significa che non c'è nessuno dentro. Ah, nessuno gli ha mai sparato. Allora, il problema di combatterlo da solo è proprio che siamo da soli. Oh cazzo! Porca puttana! Non si può andare anche sotto! Da solo è difficile perché attacca fisso te. Se in due almeno ve lo potete un po' dividere. Oh cazzo, mi ha anche buttato il veleno qui, ok. Forse era meglio il Butcher. Ragnettino. Dov'è, 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 dov'è? Io torno sotto, faccio avanti e indietro. E la cosa divertente è che non gli ho fatto un cazzo. Che attraversi i muri? Porca puttana. Puttana tua mamma. Abbiamo fatto danno, abbiamo fatto pochissimo danno, aiuto, 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 aiuto
Oh cazzo. Dai. Fatti vedere. Minchia, finiti i colpi. Meno male che qua siamo pieni di casse di munizioni. Ok, mettiamo l'ultimo colpo.
Dai, gli abbiamo già tolto metà vita. Porca puttana con la presa, quanta vita ti togli adesso. Porca vacca. Porca vacca. E io non ho nemmeno cure. Porca logia. Corre, 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 corre. Allora. Mi vado a prendere quale munizioni. E sì, i colpi. Ok. Allora, noi intanto abbiamo tolto metà vita. E forse potrebbero pensare, visto che ho smesso di sparare, che sono morto. Però c'è, dai gente, che siete così lenti. Ok. Oh, 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 oh. È vero, c'ho la torcia, via. C'è qualcuno di qua. Eccolo lì. Mai stare fermi. Mai. Forse se non avesse triggerato i corvi sarebbe andata meglio. Opto che fosse da solo. Allora, sto facendo questo giro perché... proprio per vedere se trovo qualcun altro, proprio come è successo adesso. Tanto qua non è come Skip, abbiamo tutto il tempo del mondo. Quindi mi farebbe piacere se ci arrivasse qualcun altro a sparargli. Se no ci tocca tornare a noi. Cioè, lo si potrebbe anche far scoppiare. Che cazzo ci fai te qua? Non... io non ci sono, eh. Io non ci sono. Io non ci sono. Allora.
è andato su e no buono. Se tornasse tipo nell'angolino, forse se faccio scoppiare quello potrebbe beccarlo. Potrebbe. Ok, ci siamo quasi, Forse ce la facciamo. Se non ci inculano prima, forse ce la facciamo. Che bordello. Allora. Vediamo se da qua fuori becchiamo. Allora, ho questa, usiamola. Vieni. Ok, dammi l'hit marker. Non l'ho preso. Porca puttana! Che culo, potevamo morire per questo. Dai, su. Muori, 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 ci devi morire malissimo. E mi ha ripreso, cazzo. Cazzo, 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 cazzo. Ok. Ok, allora torniamo là al caravan e prendiamo un altro stock di vita da lì e poi uccidiamo il ragno schifoso. Se lo prendevo con la granata eravamo a cavallo. Allora, vedere questi chiusi mi fa pensare che di qui non è passato nessuno. Però, dai. Cioè, o questi sono ad aspettare che io lo ammazzi. E quindi sono ad aspettare all'uscita, perché figli di puttana così purtroppo ci sono. Allora, vediamo se riusciamo. Ok. Allora lo facciamo fuori da sopra. Eccolo lì. Fatti vedere. Ragnone brutto. Dai. Dai, 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 ci siamo quasi. Dai che ora muore. Oh, yes. Dove te ne sei andato a morire? Amico. Allora intanto qua conviene chiuderlo e
Devo trovare il ragno. Dove cazzo è andato? Ma prendiamo queste. Eccolo lì. Oh, trovato. Mamma mia. Mamma. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Ok, è stato piuttosto impegnativo questo boss. È anche vero che ero da solo. Quest'arma non fa un cazzo di danno quando iniziano a scomparire cose. E quindi vorrei far parte dei maiali qui. Non posso. Però mi posso nascondere qui dentro. Ok. Allora, noi potremo andare quassù. Cioè, se si va lassù si può rischiare. O se no si va qua a sinistra o qui a destra. Io opterei magari per andare a destra, che è quindi a 90. Quindi insomma, se succede qualcosa ci rivediamo, oppure ci vediamo quando sta per finire il banish. Ok, ci siamo. E vedete, non posso prendere l'altro. E una volta che noi abbiamo il bottino, vabbè, ovviamente dobbiamo scappare. Mamma mia, il bordello che facciamo così. Ovviamente noi dobbiamo scappare. E abbiamo detto che bisognava andare a 60. Minchia, ci sono anche i cani. Dobbiamo scappare. E la gente che non ha preso il coso, se tengono premuta la E, per vedere, insomma, lo stesso tasto che si usa per vedere gli indizi, vede praticamente dei tuoni, e dove vede i tuoni ci sono io. Però c'è il bottino, quindi in questo caso uno è là dentro e un altro tuono ce l'ho io. Quindi spero che magari uno da solo non scassi la minchia a me. Allora, adesso ce l'andiamo piano piano per questi corvi, perché non voglio che sappiano che io sono andato di qua. Devo andare a 60. Ah no, è di qua. Ok, è di qua. Quindi quasi a zero. Allora, se mi alzo adesso forse li triggero. Ok, no, vai. Via, 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 via. Comunque spero vi piacciono veramente questi video, perché magari poi ne porto altri anche in compagnia, altri da solo, come preferite voi. E niente, insomma, almeno perché io l'ho comprato perché mi piaceva, ma anche perché lo volevo portare nel canale un po' fisso insieme a Escape. Fare un po', un po'. Allora, ecco qua la nostra uscita. Mi fa sempre paura. Io faccio un po' il giro giro tondo, perché così se qualcuno mi vuole sparare, io sono in continuo movimento. Tante volte mi è capitato dei spawn, sì, degli exit camper, insomma. Oh, you live to die another day. Ce l'abbiamo fatta, cazzo. Quanto sarà passato? Quasi 40 minuti? E credo, cioè, vi ho fatto praticamente vedere tutta, a parte la parte del banish. Quindi insomma, spero anche se che vi piace il fatto che come Escape vi faccio vedere tutto tranne la parte del caricamento alla fine. Vediamo un po' la parte della Bloodline, un po' le cose che ci dà, le statistiche, robe, così almeno capite un po' anche voi. Ok, eccoci qua. E carico è buggato come sempre. Ok, ecco qua. Non so quanti ne abbiamo presi, ma 400 tipo. Blood Rank 3. Rank 3, vediamo summary, feedback, no, non mi fa vedere quello che è successo prima, vero? Però, due uccisioni. Team wiped 1. Cioè, se abbiamo wipato un team, vuol dire che io ho ucciso, praticamente quei due erano un team, ma... Oh, non... Boh.
Store, quindi abbiamo sbloccato i Winfield che già ce l'abbiamo con qualsiasi altro PG. Soldi non ho visto quanti, però eravamo tipo a 500 e qualcosa, siamo a 913. Al prossimo rank, noi sblocchiamo la Molotov. Andiamo in. Ah, ok, ci dice qua. Total 275, ok. Siamo. Ah, consumabili, devo riprendere le bombette. Siamo arrivati al livello 10, quasi 11. Abbiamo 9 punti da spendere. E praticamente qua vediamo che noi abbiamo 3 tacche di vita. Quindi è 100. È 2 tacche di vita, è 100. Ogni tacca è da 25. È 50, scusa. Quindi ogni tacca è da 25. Quindi è 50 totale. Noi possiamo fare l'upgrade a 50 direttamente. Ah no, sono ok. Ok, va bene. Sono 2 tacche da 50. Quindi 100. Massimo di 150. Come funziona? Se noi moriamo, noi una tacca la perdiamo. Se noi moriamo, cioè poi magari uno ci tira su, se siamo insieme a qualcun altro, ci tira su, rimoriamo, perdiamo quest'altra tacca. Una volta che noi moriamo e perdiamo questa, insomma, una volta che siamo rimasti con questa e moriamo alla fine, non possiamo più essere rianimati. Quindi io direi che ne prendiamo 2 da 25 e quindi va bene. Tratti, i tratti ancora si sbloccano dal livello 6 in poi, però c'è questo qua e ci sono vari tratti che sono tutti questi. E insomma, quello più alto è del rank 93, il massimo per adesso il cap è 100. Quindi niente. Io spero che vi sia piaciuto. Ah già, un'altra cosa, qui ci sono le reclute, la gente che voi dovete reclutare. Ma qua new recruits, quindi vi sbucano altre persone. Cosa interessante, qua c'è Winfield col Romero. Qui col Romero e con, cioè col mini Romero e il Winfield, niente male. Infatti credo che mi compro questo qui, per cui questo è. Mi compro questo, anche se questo c'ha i first aid, però compro lui perché ha doppio fucile. Però niente ragazzi, io vi ringrazio per la visione, spero che vi sia piaciuto e niente, ci vediamo in un prossimo video. Vi ricordo che ci sarà un video a settimana, insieme a una live a settimana che sarà la domenica dalle 4 in poi, mentre il video sarà giorno casuale. Però se poi mi riesce, magari anche due video, insomma, però fisso un video a settimana. Quindi niente, vi ringrazio per la visione, ci vediamo in un prossimo video, ciao ciao!